Esaminiamo ora la declinazione degli, dei dimostrativi. Come abbiamo visto nel caso di ille, illa, illud, i dimostrativi, aggettivi e pronomi hanno una declinazione propria. Partiamo da ik, ek, ok. Esaminiamo il singolare. Nominativo maschile ik, questo, femminile ek, questa, neutro ok, questa cosa. Uius, uius, uius è la forma unica per il genitivo singolare di questo, di questa cosa. Uic, uic, uic è la forma unica del dativo singolare a questo, a questa cosa. Unc, anc, oc sono le forme dell'accusativo singolare al maschile unc, questo, al femminile anc, questa, al neutro oc, questo, questa cosa, ciò, usato ovviamente con funzione di complemento oggetto. L'ablativo singolare fa oc con questo, ac con questa, oc con questa cosa. Ovviamente abbiamo tradotto con un complemento di compagnia, ma possiamo tradurre con qualsiasi altro complemento indiretto, per esempio un complemento di mezzo. Esaminiamo ora il plurale. Al plurale maschile troviamo la forma i, questi, e, queste, femminile plurale, ec, queste cose. Genitivo plurale, orum, arum, orum, di questi, di questi, di questi, di queste, di queste cose. Dativo plurale, is, 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 la forma è identica. A questi, a queste, a queste cose. Os, as, ec, questi, complemento oggetto, queste, complemento oggetto, queste cose, complemento oggetto. Per infinire l'ablativo, che è uguale al dativo, is, 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 con questi, con queste cose. Per quel che riguarda la declinazione di iste, ista, istud, notiamo che anche qui ricorrono le desinenze tipiche dei pronomi per il genitivo singolare e il dativo singolare. Abbiamo infatti, anche in questo caso, ius, ius, ius per il genitivo maschile, femminile, neutro, singolare. Dico desto, dico desta cosa. Al dativo singolare abbiamo la desinenza i, a codesto, a codesta cosa. Una particolarità di questo dimostrativo, che ricordiamo può essere usato come pronome e come aggettivo, è la finale in D al neutro, istud, nominativo, e accusativo istud,